Buon pomeriggio, sono Giuseppina Olia e volevo raccontarvi la mia esperienza al Parlamento europeo. Io faccio parte di quei 200 cittadini che hanno avuto la fortuna di essere selezionati a campione per poter partecipare a questo evento unico, una conferenza sul futuro dell'Europa. Eravamo circa 200 provenienti da tutta la comunità europea, due dalla Sardegna e circa una ventina dall'Italia. E abbiamo partecipato al quarto panel, quello che prevedeva delle proposte sull'Unione Europea nel mondo sul fronte migrazione, per ciò che concerne gli obiettivi e le strategie per la sicurezza, la difesa, le politiche commerciali e gli aiuti umanitari. Ci sono stati ben tre incontri. Il primo si è svolto a ottobre a Strasburgo, al Parlamento Europeo, ed è durato circa 4 giorni. In questi 4 giorni noi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare per singoli gruppi, quindi gruppi creati e composti da circa 20 persone di ogni età, di ogni lingua, di tradizione e culture differenti provenienti da ogni parte dell'Unione Europea. Grandissima importanza hanno avuto gli interpreti che ci hanno permesso di comunicare, ma anche i mediatori, che erano quelle figure che all'interno dei gruppi aiutavano nel lavoro, proprio nella guida del lavoro. E poi la presenza di esperti del settore che ci hanno guidato e dato tutte le informazioni necessarie per poter lavorare. Alla fine di ogni giorno ci si trovava poi in plenaria per poter affrontare e discutere tutti insieme quello che era stato il lavoro dei singoli gruppi. È stato un lavoro molto intenso, molto difficile, perché comunque lavorare con persone provenienti da ogni parte dell'Unione Europea, con culture differenti e trovare comunque delle proposte comuni per un'Europa migliore è stato un lavoro molto difficile, però è stato anche molto fruttuoso. Questo nel primo incontro, che è durato circa 4 giorni. Il secondo incontro si è svolto online a novembre, sempre con le stesse dinamiche. E poi in ultimo il terzo, che si è svolto a febbraio al Parlamento a Maastricht, dove si è ugualmente lavorato sia per singoli gruppi che in plenaria. È proprio in quest'ultimo incontro che nell'ultima plenaria ogni singolo gruppo ha esposto le proprie raccomandazioni e sono state messe a voto. Tutte quelle che hanno raggiunto più voti sono state approvate. Del mio gruppo ne sono state approvate due. La prima riguarda la raccomandazione sul sostegno finanziario, logistico e operativo dell'Unione Europea per la gestione della prima accoglienza, soprattutto per gli stati al confine, che sono quelli che soffrono sicuramente il peso maggiore della migrazione. L'altra raccomandazione prevedeva un mandato rafforzato dell'Agenzia per l'asilo, in modo tale che ci fosse un'equa distribuzione, tenendo conto dei bisogni dei richiedenti asilo, ma allo stesso tempo anche delle capacità logistiche, ed economiche degli stati accoglienti, degli stati membri e ovviamente, i loro bisogni sul mercato del lavoro. Ecco, tutte queste raccomandazioni insieme a quelle alle altre degli altri gruppi sono state poi messe nero su bianco e in seguito i nostri ambasciatori hanno continuato ad incontrarsi a Strasburgo, a Bruxelles, per continuare ad elaborare e rivedere tutte le raccomandazioni create nei panel. 2 settimane fa circa siamo stati richiamati in presenza tutti noi ambasciatori di tutti i panel e tutti i partecipanti invece alle conferenze sono stati convocati online, ma solo e esclusivamente per un problema logistico, un problema di spazio. Non era possibile riunire tutti i panel, tutti i rappresentanti dei panel e tutti i partecipanti ai panel in un unico incontro, per cui si è diviso e chi ha partecipato ai panel ha seguito online in quest'ultimo incontro e chi era ambasciatore invece ha avuto l'opportunità di andare in presenza. Ecco, anch'io ho potuto partecipare in presenza a quest'ultimo incontro dove abbiamo avuto l'onore di essere ringraziati dagli enti, dalle autorità competenti per tutto il nostro lavoro svolto, con la promessa che tutte le nostre raccomandazioni create sono state messe nero su bianco e verranno elaborate e prese in considerazione già da settembre. È stato un percorso bellissimo, un'esperienza unica e irripetibile nel suo genere. Ripeto, non è mai successo prima d'ora che ci fosse una conferenza sul futuro dell'Europa dove i cittadini potessero
liberamente provare ad esprimere e proporre le loro raccomandazioni per un'Europa migliore. Ecco, in questo evento questo è stato possibile. Infatti, credo che questo sarà un evento che passerà alla storia, la prima conferenza sul futuro dell'Europa. Io ho avuto la fortuna di partecipare, ho avuto l'onore di rappresentare i cittadini sardi, i cittadini italiani in questo incontro unico nel suo genere. Eravamo circa 200 da ogni parte, da ogni singola parte dell'Unione Europea e in qualche modo abbiamo avuto l'opportunità di essere dei cittadini attivi, realmente presenti, attivi all'interno del Parlamento, proprio per creare delle leggi, delle proposte di legge per migliorare questa Europa dal punto di vista logistico, amministrativo, politico, ambientale. E anche per ciò che concerne la problematica della migrazione, che è un problema che sicuramente ci coinvolge in prima persona e profondamente. 2 settimane fa c'è stata la chiusura di questa conferenza, ma io voglio sperare che non sia una chiusura, che non sia un finale, ma che sia solo un punto di partenza per un seguito migliore. Io mi sento onorata di aver rappresentato l'Italia, la Sardegna in questo evento e sono onorata di averlo potuto fare. Mi sento cittadina attiva, mi sento realmente parte di un'Europa migliore perché io in primis ho potuto dare il mio apporto attivo per migliorare questa Europa. Adesso spero solo che tutto il lavoro svolto non sia vano, che abbia un seguito. E che appunto queste proposte e le promesse che ci sono state fatte vengano realmente mantenute. Quindi mi auguro che le nostre proposte di legge vengano trasformate in leggi per migliorare l'Europa. Io vi ringrazio per questa opportunità anche che mi avete dato di potervi raccontare la mia esperienza, che ritengo un tesoro prezioso che segnerà la mia vita per sempre. E mi auguro anche che altri cittadini come me abbiano un'opportunità simile, che quindi ci siano altre conferenze sul futuro dell'Europa, cioè altre conferenze che permettano a dei cittadini di poter dare le loro proposte di legge e che magari anche queste proposte possano essere approvate, che abbiano quindi un seguito per migliorare l'Europa, la nostra Europa. Grazie, buona serata.